Quando dicono che noi siamo investitori, non siamo investitori, noi siamo dei risparmiatori, abbiamo risparmiato, da mio padre si sono risparmiati i soldi, poi io per i figli, non sono soldi venuti da delle vincite della Superenalotto. Truffa più grande, tradimento più grande di Renzi nei confronti dei lavoratori. Lui che è un comunista che dovrebbe stare dalla parte dei lavoratori, no, lui sceglie la banca, difendere le banche, non difendere i risparmiatori. Io sono un ex dipendente di Banca Etruria e anche io come gli altri sono stato truffato. Okay. Di quanto? L'importo non lo voglio dire per motivi di privacy, però una fetta consistente del patrimonio che ho. In che modo è stato truffato? Io quando ho preso le obbligazioni subordinate, che poi scadevano dopo 2 anni, non pensavo minimamente che la banca stesse in quelle condizioni, insomma. Che cosa le avevano detto? Niente, che sono sicure che le banche in Italia non falliscono, queste cose qui. Ci hanno rubato quasi tutto. Quando il mio papà andava in banca, ora è morto il 15 d'agosto, quando il mio papà andava in banca diceva sempre capitale sicuro, capitale garantito. Non gli interessava quanto erano gli interessi e come. Capitale sicuro, capitale garantito. E il mio papà faceva il coltivatore diretto, ha lavorato una vita per questi risparmi. Erano risparmi dei suoi nonni, del suo babbo, del mio babbo che logicamente l'ha lasciato a me che sono figlia perché è morto. E ci si ritrova con una manciata di la parolaccia di niente. Posso chiederle quanto le hanno rubato? 20.000. Che cosa le avevano detto? Che erano sicuri al 100%. Oro, come l'oro. E invece la notte hanno fatto il suo lavoro e la mattina non c'era più niente. Gli avevano detto che il capitale è garantito, che non c'era nessun problema? Tutto garantito, al 100%, forse al 1000%, e invece niente. E vabbè. Lei quanti anni ha? Io ho 77, 78. Io. Erano i suoi risparmi? Una vita in ginocchioni, facevo il piastrellista. Quanto ha perso lei? 30.000 euro, non siamo moglie e marito. 30.000 euro. Ci avevano garantito che era un investimento con un tasso basso, perché noi le speculazioni non ci siamo mai venuti a fare, i rischi non ci siamo mai venuti a cosare, perché sono soldi sudati caramente, con molto 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 sacrificio. Noi siamo stati 22 anni in un impianto di carburante, io e mio marito, mia figliola, e al caldo, al freddo e inquinarsi con la benzina, sicché sono messi da parte con molto ma molto sacrificio. Io sono qui per i miei genitori anziani, va bene? Assicurati, obbligazioni sicurissime, prenda queste che sono sicurissime. Certamente un anziano viene qui, sono venuta io al posto suo. È tutto un marcio sotto che va scoperto. Proprio una truffa bella e buona. Che cosa le dicevano? Che era tutto a posto, che io mettevo i soldi, punto. E poi avevo quel 2-3, quello che era, cioè che era tutto sicuro, tutto tranquillo. Dove stava il problema? È inutile tenerli al conto corrente, l'importante era investirli. Sono stata truffata perché il capitale che io ho investito mi era stato garantito che alla scadenza veniva rimborsato al 100%, non a lira meno, proprio poteva oscillare il tasso, perché quello dice poteva oscillare, ma il capitale era garantito, altrimenti non avrei mai rischiato neanche un centesimo. Credevamo che il sistema bancario italiano, come ci è stato sempre detto, è stabile, sta sicuro, non abbiate preoccupazioni, ci svegliamo una mattina e ci troviamo spogliati di tutti i nostri risparmi. Per noi è un'istituzione, è la prima banca che è nata in città e tutti gli arettini sono passati con Banca Etruria, perché si facevano da quando si era piccolini, appena nati, che io ho 68 anni, che ci mandavano il salvadanaio a casa quando si nascevano i bambini, di ferro per metterci i soldini. Ci si fa da quella cosa lì.
Banca d'Italia, cosa faceva? Dov'era? Dov'era? Cosa guardava? Tutti insieme sono una marea di ladri autorizzati. Si devono vergognare di dirci che dobbiamo fare l'arbitrato. Noi non ci dobbiamo vergognare di aver risparmiato i nostri soldi. Assolutamente, non ci dobbiamo vergognare. La Lega prosegue la sua azione di sostegno, di solidarietà nei confronti dei risparmiatori truffati col decreto salvabanche. Nei prossimi giorni in Senato presenteremo una mozione dove chiederemo al governo che questi risparmiatori vengano risarciti, ristorati al 100% di tutto quello che hanno perso. Non va bene, quindi deve essere cancellato l'ipotesi di arbitrato che introduce degli elementi discrezionali, una procedura lunga e farraginosa, arbitrato che peraltro costa e quindi va a drenare quei già pochi 100 milioni che il governo solo in un secondo tempo ha stanziato.